Eccellenza, allora oggi ennesimo incontro sul porto, è arrivato il Vice Ministro Nencini, insomma si continua a lavorare per il porto di Pescara per migliorare le cose. È un ulteriore tassello utilissimo quello di oggi, anche la sottoscrizione che c'è stata tra il Sindaco di Pescara e il Dipartimento Marittimo, l'impegno che ha assunto sia il Presidente della Regione sia il Ministro. Continueremo a seguire come abbiamo fatto fino ad ora, continueremo a dare il contributo necessario perché il porto è essenziale per lo sviluppo del territorio. Qualche giorno fa erano venuti altri membri del governo per parlare delle problematiche, insomma anche la marineria ha capito che si sta facendo tanto per cercare di risolvere i problemi, ci vuole del tempo, però insomma la strada sembra quella giusta. È un ulteriore impegno da parte del governo con l'onorevole Castiglione, sottosegretario al settore. La marineria è fatta anche da persone, intelligenti che si rendono conto dello sforzo che tutti stanno profondendo per migliorare la struttura portuale e migliorare ancora di più l'utilizzo del fiume. Adesso bisognerà pensare al piano regolatore portuale, quella forse l'impellenza. Ma già hanno lavorato, il Comune ha già lavorato, già si sta lavorando, comandante della direzione marittima adotterà il decreto di sua competenza, no, stiamo lavorando.